Siamo in linea. Ciao a tutti. Fabiana, Ciao. ipnosi regressiva telepatica per te oggi. Spiegaci i motivi, se vuoi, perché telepatica, giusto per curiosità, e poi soprattutto i punti da toccare, quindi andare a vedere in ipnosi. Allora, telepatica perché io ho difficoltà a rilassarmi, ad entrare in ipnosi, quindi per ora non sono in grado di farla per me. Allora ho chiesto aiuto a Barbara. E la faccio perché ci sono dei problemi fisici che vorrei vedere, insomma, di risolvere, ma soprattutto dei problemi legati allo stato emotivo. Quindi sempre attacchi di panico. Voglio vedere, insomma, a che punto siamo dopo l'altra ipnosi che avevamo fatto con Tiziano. Quindi non so, ti elenco i punti che voglio toccare, quindi vabbè, dolori al colon, predisposizione al diabete, io l'ho avuto in gravidanza con insulina, quindi ora sto bene, però sicuramente sono predisposta. Ho un fibroma, ho sempre avuto problemi di cisti, sia alle ovaie che al seno. Diciamo che questi sono in linea generale. Poi, ripeto, la cosa che voglio risolvere o comunque capire perché i miei attacchi di panico. E poi dobbiamo andare a vedere appunto se legati alla casa ci sono delle presenze e che tipo di presenze. Anche vorrei sapere se anche legate a me ci sono delle, come si possono chiamare, delle energie negative, delle presenze, perché a volte mi sembra che la mia mente sia controllata da non so chi e non so cosa. Quindi niente, voglio vedere di capire. Va bene, allora io dico in più che l'altra volta abbiamo fatto una sessione telepatica. Tiziano, che è un amico tuo, un amico anche mio, tra l'altro ha fatto la sessione anche per la sua compagna, per se stesso, credo che lo dovrà fare. Insomma, è una persona che entra abbastanza bene in ipnosi, si è prestato anche per le telepatiche, e lavorando su di te. A casa tua, tra l'altro, non riusciva a ricevere l'informazione in quel caso, quando l'ha fatta a casa tua, perché vedeva come una cappanera sul tetto, se non sbaglio, no? Sì. Che non gli permetteva il passaggio dell'informazione. Quindi rimaneva lì come bloccato, riceveva poche informazioni, scarse e molto lentamente. Quindi, se non ricordo, l'abbiamo interrotta, se non ricordo male. Sì, l'avete interrotta e poi è tornato a casa sua, è stata fatta un altro giorno perché c'erano problemi di connessione anche a casa sua quel giorno lì. C'erano molte interferenze, si ricordo. Quindi poi l'abbiamo fatta a casa sua e l'abbiamo fatta, no? Abbiamo concluso, se non sbaglio. Poi sì, è stata conclusa, però siamo rimasti col punto interrogativo appunto di vedere se qui a casa c'è ancora qualcosa e ripeto, anche se c'è qualcosa legato anche a me. Alla mia persona. Se non sbaglio era la ex proprietaria dell'appartamento che era rimasta in casa e non voleva che tu abitassi, qualcosa del genere. No, diciamo che sì, nella realtà quello che ti ho raccontato io, però non è venuto fuori dall'ipnosi, eh. No, cos'è venuto fuori dall'ipnosi? Che non ricordo. Che c'era questa capra, era venuto fuori che io praticamente i miei attacchi di panico e la paura e diciamo, questa fissazione di controllare tutto venivano da una vita precedente dove io ero una cavia nel campo di concentramento e quindi venivo usata come cavia, ti ricordi? Sì. Non l'abbiamo pubblicata quest'anno. Sì? Scusa, è che io dovrei farmi un'ipnosi per la memoria. Sì, è stata pubblicata e comunque diciamo che io per ora mi sento come prima. Insomma, è cambiato qualcosa, ma non tanto, quindi vorrei lavorare, insomma, vedere di lavorare. Va bene, ci tengo a dire, lo devo dire tra l'altro, che per quanto riguarda i dolori, per quanto riguarda i problemi fisici, e tu già lo sai, sì, lo so, ne abbiamo parlato, però è giusto che io lo dica, perché chi vede il video, magari è il primo video che vede del genere, si fa un'idea sbagliata. L'ipnosi regressiva non è medicina, non è scientifica, o meglio, non è riconosciuta dalla scienza ufficiale, quindi non cura. Se qualcuno dice che cura, sta commettendo un reato, perché possono curare, per la legge, solo i medici. E io non sono medico. Allora perché andiamo a vedere questi problemi fisici, questi dolori? Perché andiamo a vedere se c'è qualche causa, perché
non scientifiche, tra virgolette, in altre dimensioni, che possono essere ricondotte direttamente o indirettamente a questi problemi. Perché se ci sono delle interferenze da altre dimensioni, possono essere anche somatizzate. Quindi si è visto che dopo alcune ipnosi regressive, qualche problema fisico si è attenuato o anche scomparso, ma non è l'obiettivo reale dell'ipnosi perché noi non andiamo a curare. Sono degli effetti collaterali che avvengono, probabilmente avvengono anche per un effetto placebo, se così vogliamo dire. Se magari vogliamo essere più scientifici possibile, la suggestione mentale come effetto placebo sta anche bene, l'importante è superare il problema. Quindi, detto questo, cominciamo. Va bene, Disattiva il grazie. microfono, Fabiana, così evitiamo che i rumori dal tuo ambiente entrino in conversazione. Barbara, mettiti pure comoda. A dopo, ciao. 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 Mi vedi? Devi alzare un po' di più la webcam. Ok, bene, adesso cominciamo con la fase della induzione. Quindi, grazie, Cile. 10 minuti in cui ti rilassi lentamente mentre ti parlo. Io ti accompagno contando verso il basso. Da 10 a 1, come per contare questo tempo che lentamente si esaurisce, lentamente. Senti che il tuo corpo si rilassa lentamente ad ogni tuo respiro. Senti che il tuo corpo si appesantisce sempre di più. Ad ogni mia parola. Lentamente. Nove. Senti che questa pesantezza che comincia dai piedi, senti i tuoi piedi sprofondare lentamente nel materasso. Senti questa pesantezza che arriva fino alle ginocchia, lentamente, e affonda la parte bassa delle gambe, sempre più giù, sempre più profondo. Sette.
Senti questa piacevole sensazione di pesantezza che arriva fino al tuo bacino. Lentamente. E senti le tue gambe sprofondare completamente. Lentamente. Sei pesante. Da questo momento qualsiasi rumore di fuoco ti rilassa. Da questo momento qualsiasi movimento ti rilassa. La schiena sprofonda, pesa. Tre. Sono pesanti. Pesanti. Conto da 1 a 3. Mentre conto, ti connetti mentalmente con Fabiana. Ti
qui con noi su Skype. Conto da 1 a 3. Ti connetti telepaticamente con lei. Sì, la vedo. Come la vedi? E qui davanti a me, piedi, di fondo bianca come colore. Lei come la vedi energeticamente? La vedo di un colore bianco diffuso. Adesso andiamo alla causa, se c'è, esattamente, dei suoi dolori al collo. Conto da 1 a 3, tu vai lì mentre conto. Se c'è la causa, la raggiungi. 1. Le vedo come se avesse qualcosa conficcato all'interno. Il collo. Tipo non so, una barriera, una punta di spada, qualcosa che ostruisce. Chi ha messo lì questo oggetto? Vedo un'entità accanto a lei. È un pugnale, qualcosa di affilato. E questa entità lo tiene per il manico. Continua così. Vedo che le fa tanti piccoli tagliuzzetti all'interno. E in questo stesso momento lei cosa fa? Fa bene così. Il suo corpo fisico. Avverte queste. Avverte come se la stessero pungendo, come se. Qualcuno le stesse infilzando tanti spilli all'interno. Ok, che forma ha questa entità? Non è definita per il momento, vedo una sagoma. Come si chiama? Carlo? Lì a Carlo di mettersi in un angolino, adesso lo vedremo da lui. Adesso vai alla causa della sua predisposizione al diabete. Vedo lei.
L'immagine non si è mossa. Non ci vede nient'altro. Adesso vai all'origine, alla causa esoterica delle sue cisti all'ovaio. Vedo nelle ovaie, vedo dei corpi estranei. E nel seno? Anche. Sono uguali? Sì. Sono eterici? O etere? Sì, concentrati forse su un unico lato, lato sinistro. Che forma hanno? Sono molto piccoli e cilindrici. Sono metallici. Quanti ne vedi? Sono veramente piccoli. Tipo come fossero dei nei, un po' più grandi. Nelle ovaie ne vedo 5 più o meno. Il seno tre da un lato e mi sembra uno dall'altro. Chi ha messo questi cilindri lì? Vedo come nel momento in cui glieli stanno impiantando. È una figura non umana. Forma? Ha una carcassa d'acciaio, quindi robotica. Sembrerebbe un extraterrestre. Ha una testa molto allungata verso l'alto, è molto alto. Chi è il suo capo? Chi lo ha mandato? Un suo sovrapposto, mi dice. Lui esegue. Venga, che appaia. Sì, lo vedo, seduto come su di una poltrona. Sì, Forma? simile all'altro, con al posto degli occhi come due solchi completamente neri. Digli di tutto. Ha un viso, sì, extraterrestre, però anche un po' cattivo, demoniaco. Anche oltre ad avere i tratti, diciamo, extraterrestri, lo vedo anche molto incattivito, come se avesse un po' il viso, arcigno, demoniaco, come dire. No. Devi togliersi la corazza. Sì, vedo uno scheletro, o quello che sembra uno scheletro, sempre non umano, sulla stregua di quella che era la sua carcassa, diciamo. E attorno ci vedo energia aleggiare che gli fa da sagoma. Come si chiama?
York Empoli Napoli. York. R di Roma, ti ho fatto lo spelling York, quindi ri trattino Empoli Napoli, rien. E da dove viene? Viene. Mi facendo di dire non fare troppe domande, agita le Che dire, mani. non glielo ripetiamo più. Dalla galassia. Mi dice un numero 13. Devi stare lì un attimo subito. Adesso vai alla causa. Ok, degli attacchi di panico. Vedo entrambe le figure che ho visto finora Sono davanti a lei, cioè la prima entità e la seconda. sempre loro? Sì. Sì, Viene l'altro, il suo collaboratore? e anche il primo spirito, quello col pugnale. C'è anche lui? Adesso invece andiamo a casa di Fabiana e dimmi energeticamente come la vedi. Cupa. Vedo un ambiente non grandissimo, ma lo vedo cupo, buio. Freddo. Osserva se ci sono delle entità che l'abitano. Ma mi sembra di vedere quasi un via vai. Entrano. Come? Entrano ed escono. Sì, vedo Sono sempre le stesse o cambiano? un. No, cambiano. Cioè, vuol dire che la sua casa è come se fosse in un sentiero di anime? Sì. In un posto di passaggio? Sì, forse sì, vedo spiriti diversi anche, anche non con sembianze umane, cioè c'è un misto Il che senso vedo. del cammino è solo per un lato? O da ambo i versi, da ambo Entrambi versi, come una strada. osserva da una parte dove arriva questa strada e osserva dall'altra da dove parte. Vedo due porte aperte su entrambi i lati, però nelle ristrettezze, cioè non è un percorso lunghissimo, come dire. Da un lato vedo un sentiero che si illumina sempre di più, dall'altro ne vedo invece uno che tende a scurirsi. Cioè da un lato sembra andare verso la luce, da un lato verso il buio. In questo momento quante anime stanno transitando in questa casa? Ne passeggiano sette più o meno. Sette. Che forma hanno? Qualcuna sembianza umana. Quest'altra è tipo animalesca. Se vogliamo dire un drago come assonanza. In questo momento c'è un drago più esseri umani.
Sì, e poi vedo tipo un saio con un cappuccio e dentro solo uno scheletro. Ok. Dove va il drago? Verso quale direzione va? La mia destra verso il buio. Il saio dove va? Uguale. E le altre anime? Una verso il buio e le altre nell'altro verso. Ferma una che va verso la parte più luminosa. Ferma lì. Sì. Come si chiama? Giovanni. Dove va Giovanni? Sta compiendo questo percorso per tornare dai suoi cari, mi dice. E da dove viene? Mi dice che dalla terra è andato via diversi anni fa e che, cioè diverso tempo fa, e che adesso lui compie dei piccoli aiuti, dei lavori di aiuto per i suoi familiari che sono ancora sulla terra. Quindi si sposta. Viene da una parte più oscura, dalla parte più oscura della strada. Da dove viene? Sì. Cosa c'è in quella parte oscura? Mi dice che è la zona di passaggio, diciamo, quando diciamo, lasci la terra, passi in questa zona che è più buia, dove sei dedico, dove stai lì un po' di tempo, insomma, come se fosse in penitenza, prima di trovare il tuo impiego e quindi di spostarti verso la luce a secondo della tua volontà. Adesso chiedi a uno di quelli, a una di queste persone, credo che sia l'unica, che va verso la parte oscura. Come si chiama? Iato. Come? Iato. Iato. Iatio. E dove va Iato? Dove sta andando? Sta tornando nel buio perché ha provato ad avvicinarsi alla luce, ma non è una sensazione positiva per lui. Cosa ha provato? Bruciore. Preferisce stare nel buio? È più comodo lì. Adesso via al drago, chiedi al drago come si chiama. Flynn. Da dove viene Flynn? Dal buio più nero. E dove va? Ci ritorna. Sta venendo dalla parte luminosa? E Provato ad avvicinarsi. non le è piaciuto? Voleva avvicinarsi per vedere se qualcuno poteva portarsi qualcuno dietro. E perché non è piaciuto? Non le piace quella parte più luminosa? Perché la luce lo acceca e gli confonde i pensieri. Adesso dove sta andando? Sta tornando nel buio. Sta tornando a casa sua? Nell'abisso, mi dice sì. Lui sa che sta passando per una casa fisica terrestre. Sì, ma ne è incurante, non. Come si chiama il saio?
Zen. Zen. Perché va verso l'oscurità? Perché torna a casa sua. Perché E da dove viene? mi dice che la maggior parte di loro che si trovano in questo intermezzo, questo è un luogo di passaggio, un intermezzo per provare a vedere se riescono a passare dall'altro lato. C'è chi prova a tirarsi qualcuno dietro e ritornare nel buio, c'è chi invece prova ad avvicinarsi alla luce per vedere cosa accade. Non bisogna, mi dice, essere per forza cattivissimi Sì. per ritornare indietro. Portarsi al buio. Non ho capito. Hanno trovato qualcuno da portarsi al buio. Questi con cui parlare. No. Ok. Adesso chiama, per così dire, l'ingegnere, il costruttore di questa strada. Vedo una sagoma aleggiare su questa strada. Mi Di prendere foto, di identificarsi. è un uomo anziano con una lunga barba. Come vestito? Semplici vestiti, tipo una, non voglio dire un mantello, ma qualcosa di simile. Come si chiama? Sono un angelo, mi dice. E come si chiama? Mi ascolta, impone le mani su questa strada, struttura, non so come dire, come se la reggesse ipoteticamente con dei fili, va? Se la gestisse anche se materialmente non ci sono. Chiedigli come si chiama. Antonius. Antonio. Qual è il compito di Antonio? Regolare il traffico di spiriti, di anime in questo percorso. E Antonius Supervisionare. sa che questa strada passa per una casa terrestre, fisica. Sì. Sa che sta dando fastidio alle persone fisiche che l'abitano. Dice solo con un po' di confusione. Sì. Facciamo una domanda, Fabiana, tu vuoi che ci sia questo flusso di spiriti, anime e quant'altro a casa tua? No, stai indicando con la testa di no. Quindi di ad Antonius di prendere questa strada e di spostarla oltre la casa, ben a distanza, in modo da non interferire energeticamente con la casa di Fabiana. Lui continua a gestire il suo flusso, ma lontano da quella casa. Posso farti una domanda? Lei ha forse fastidio al seno, giusto? Perché lo sento io uguale addosso a me. Che tipo di fastidio senti? Una sorta di pressione e di bruciore. È così, Fabiana? Non ti sentiamo. No, pesantezza al seno. Di pressione, sì. Pressione, sì. E In quale infatti io. sei? Volevo aggiungere anche il fibroma all'utero, hai parlato delle ovaie prima, ok? Fibroma all'utero. Sì.
Adesso ci guardiamo. In quale parte lo senti, Barbara? In questo momento è in entrambi. D'accordo. Di ad Antonius quindi di spostare questa strada. La sta letteralmente alzando con i palmi delle mani. Ah, aspetta, fermalo, fermalo un attimo, fermalo. Fai Sì. riposare davvero un attimo, scusa, dimenticavo. Sì. Chiedi ad Antonius, noi sulla Terra, ogni lavoro che svolgiamo, ne abbiamo una conseguenza economica, abbiamo un guadagno che ci permette di fare altre cose nel nostro sistema, eccetera. Lui apparentemente, lui guadagna qualcosa, magari non a livello economico, ma qualcosa di corrispondente nel fare questo servizio. Mi dice, non lo so, che lui gestisce i tumulti in questo modo. Lui gestisce tutto. Da questa gestione, cosa ne guadagni? Che qualora dovesse spiccare qualche entità con delle caratteristiche che a lui possono interessare, lo porta dall'altro lato con sé. Okay. Quindi è lì che controlla questo traffico, aspettando di prendersi la preda giusta, per così dire, no? Con un ragno aspetta sulla sua ragnatela. Sì. Ok. E allora prima di spostare la strada, di ad Antonius se oltre alla strada vuole portare con sé altri pedoni di questa strada, in modo che possa avere più possibilità di trovare quello che lui vuole, sempre se compatibile con l'altra parte. Certo, mi dice. E allora di ad Antonius di prendere Carlo e di metterlo su questa strada, Carlo con il pugnale. E mi dice cosa ne. Che gli tende la mano, il palmo della mano sul capo e lo risucchia. Poi proietta il palmo della mano sulla strada. E lo rigetta. Si Carlo adesso è sulla strada? E è a terra. Sempre. col pugnale? E a terra perché? E perché l'ha rigettato dal palmo, come dire, è stata forte la cosa. Che Continua, cosa vedi? si rialza e si guarda intorno per cercare di capire dov'è. Poi chiude gli occhi, si gira verso destra, quindi verso il buio, e ci cammina incontro. Lui va verso il buio, è una sola. Sì. Digli di uscire completamente dal corpo di Fabiano. Altrimenti non può andare completamente dall'altra parte. Sì, Da fatto. quale parte uscire? Dal fianco destro. È uscito completamente. Sì. Adesso di ad Antonio di prendere con sé, o meglio, da porre su questa strada, Rien e il suo collaboratore metallico. Rien oppone un po' più di resistenza, il collaboratore l'ha messo subito sulla strada ed è fermo lì. Rien gli pone anche lui il palmo. Quando pone il palmo nella mano, è un po' come invitare a un abbraccio o qualcosa del genere, o come aprire le braccia in un certo senso, invitare a Sì. baciare o qualcosa del genere. È un po' quell'immagine che si vede
anche nelle immagini religiose, per esempio. Sì. Ok, vai avanti, cosa succede? Che si tengono tutti e due questo palmo puntato, per intenderci, la scena è ferma. Perché è ferma? Che è durato Antonio? Perché è ferma la scena? Perché si equivalgono. Rien non vuole andare. No. Chiede a Rien perché non vuole andare. Perché lui non è un suo sottoposto e Antonius non può decidere per lui cosa fare o dove collocarlo. Rien conosce Antonius? No. Antonius conosce Rien? No. E Rien non fa niente per proteggere il suo collaboratore, D'Antonio. No, me ne fa vedere una schiera infinita. Non Quindi lo vuole perdere? Non gli interessa. Va gli interessano. bene, cosa fa invece il suo collaboratore su quella strada? Va verso il buio. Lo sceglie lui. Chiedigli perché ha scelto il buio e non l'altra parte più luminosa. Perché al caldo non si trova bene. Adesso di ad Antonio di spostare la strada completamente dall'altra parte, in modo da non interferire energeticamente con la casa di Fabio. Ok, quindi è tornato, diciamo, al posto suo e la sta sollevando come prima, proprio nei palmi delle mani. Compie dei salti verso l'alto e la sovrappone alla casa e ad ogni cosa sale sempre un po' in più, diciamo. Sì. Già fatto? Dove ha adagiato questa strada? È un sentiero sospeso nell'aria. Non c'è una base d'appoggio C'è adesso. interferenza energetica con la casa di campagna. Niente. Ringraziamo Antonio, salutalo, che vada a fare il suo lavoro. Ok. Niente né strada né Antonio, niente di nessun altro me lo dici. Bene, Vedo la stanza della casa. Sì. adesso riparliamo con Rien. Fabiana, vuoi mantenere la connessione con Rien? No, accenno di nuovo con la testa. Lo dice, ma non ti sentiamo perché non è il microfono antico, ma va bene lo stesso. Quindi di a Rien che deve assolutamente eliminare qualsiasi tipo di interferenza con Fabio. Prima di farlo, abbiamo delle domande. Dice che lui è attaccato a lei tramite questi dispositivi che la sorvegliano. Questi dispositivi sono anche a causa di fibromatosi, no? Mi dice che rallentano il circolo ormonale, Quindi indirettamente. quindi in qualche maniera si incidono. Osserva Fabiana e dimmi quanti e quali dispositivi vedi nel suo corpo, a partire dalla testa fino ai piedi. Nella testa non vedo nulla, neanche il collo, il seno sicuramente, entrambi, uno da un lato e tre dall'altro. Scusa. Sì. Faccia in testa niente, no? No. I primi che vedi sono nel seno. Sì. Vedi i cilindri metallici? Poi Sì. cos'altro vedi?
Sto scendendo verso il basso. Li vedo nell'utero, spostati sempre verso destra, più su questo versante. Poi. Ce ne sono tanti piccolini. Sì, continua, osserva bene il busto, tutti gli organi interni del ventre, quindi stomaco, intestini, fegato, reni. Allora sì, intanto gambe, piedi, nulla. Braccia neanche. Ne vedo uno soltanto. Sono proprio piccini, è difficile distinguerli. No. Sì, nel ventre, all'altezza dello stomaco più o meno, sempre nella parte destra. Sì, Nei denti non c'è niente. no. Apparato genitale? Sì, te l'ho detto prima. Ah, ok. No, parte quella zona, ho detto parte l'utero, No. è l'utero che dico qualcosa. Li vedo un po' sparsi nella zona genitale, concentrati maggiormente sul lato destro, tra le ovaie, però anche centralmente. Chiede Ariel a cosa servivano questi cilindri nel seno, nelle ovaie, nell'utero di Fabiana. A studiare il sistema ormonale. Per quale ragione lo sta studiando? Perché gli ormoni sono importanti nel mantenimento, nella regolazione dell'organismo nostro umano. E quindi loro hanno intenzione di studiarli per poterli applicare eventualmente anche a se stessi. In quale maniera provocava attacchi di panico? Inconsciamente, quando il sistema ormonale viene intaccato in qualche maniera, o qualche ghiandola o organo che li produce, in automatico l'organismo va in subbuglio e avverte il cambiamento, avverte degli scompensi. E quale, su quale ghiandola lavorava di Fabiana? Pancreas. Ipofisi. Ci sono degli impianti lì? E No, per come ci lavorava? induzione. Induzione di cosa? Lì dove sono posizionati hanno la capacità di gestire gli organi che li producono pur non essendo nello stesso posto. Per induzione, cioè da lontano, sebbene non posizionati proprio su quell'organo. Mi fai parlare un attimo con Crienne direttamente? Sì. Rien? Dimmi. Perché ti interessa così tanto fare esperimenti, in questo caso sul sistema ormonale umano? Perché sarebbe interessante avere un ibrido. E perché lo sarebbe? Perché potremmo unirci e capire cos'altro possiamo fare insieme. Esempio. Unire una parte vostra a una parte nostra. Sì.
Perché avete interesse a unire una parte umana alla parte vostra? Perché prenderemo il meglio di entrambi. Sorridiamo. Come si chiama la vostra razza? Da dove venite? Dalla galassia, te l'ho già detto. Perché vi coprite con corazze metalliche? Perché sono schermate. Perché? È difficile arrivare a noi. Fanno da isolante. Che forma hanno i vostri corpi? Non molto diverso dal vostro. Sono umanoidi? Sì. Adesso mostra un'immagine del vostro corpo a barbara. Così barbara non lo può descrivere. Lasciami con me. Barbara, descrivimi dalla testa ai piedi, la loro forma. Allora, parto dal tronco, che è quello che mi viene più davanti agli occhi. Molto sottile ed allungato. Stessa cosa per le gambe. Hanno come le ginocchia o comunque un mezzo di congiunzione tra la coscia e la gamba. Il corpo Sono simile molto. umano. Sì. Continua. Sono molto esili ma molto allungati verso l'alto. Hanno i piedi con le cinque dita, sempre sottili e allungati in avanti. Stessa cosa per le braccia. Sono il collo sempre verso, sempre sottile e sempre allungato. Hanno come i denti o qualcosa di simile. Hanno una bocca. Con delle labbra sottilissime, quasi inesistenti. Però quando parla vedo qualcosa di simile ai denti, ma appuntito, riappuntito. Naso non c'è. C'è questa testa sempre allungata, con due solchi al posto degli occhi. Ma dentro non hanno, sono scuri. Non hanno orecchie. Capelli? No. Sono vestiti? No, è come se vedessi quello che ti ho descritto, è come se fosse lo scheletro, diciamo. E poi quando si muovono. Come se avessero un fascio di energia attorno a loro, che sarebbe la nostra carne, diciamo. Hanno organi genitali? Non come il nostro, ma non proprio inesistente. In questo caso, quanti sessi esistono in questa razza? Un unico sesso. Che può essere l'uno o l'altro. Si autofeconda. Sì. Lascerò proprio qui davanti a me. Lasciami con Rien. Rien. Sì. Tu sai perché fai ricerca, esperimenti. Sì, per Perché? trovare delle nuove soluzioni. Non hai capito la mia domanda. Te la faccio in un'altra maniera. Tu sai perché sei costretto a fare esperimenti? Non sono costretto. Va bene. Tu sai perché non sai di essere costretto a fare esperimenti? No. Te lo dico io. Perché non conosci il segreto del creare. Se tu potessi creare, non avresti bisogno di studiare e sperimentare.
perché crei. Sarebbe meglio per te invece di sperimentare, creare. Sicuramente sì. Vuoi che ti dica la direzione dove dirigerti per avvicinarti alle condizioni del creare? Puoi provare a dirmelo. Devi eliminare tutte le cappe che ti stanno impedendo di raggiungere quella parte in cui puoi maneggiare tutta l'energia, solamente con la coscienza, la tua identità, la tua intelligenza, e creare. Per quanto possa avere un corpo sottile, energetico, hai sempre, pur sempre un corpo. Fin quando hai un corpo, sei limitato e non hai la capacità di creare. Devi assolutamente eliminare tutte le cappe che ti costringono ad avere un corpo per difenderti. Poi lascia stare il sistema terrestre, hai bisogno di cappe metalliche addirittura. Devi andare nella direzione opposta. Devi andare nel polo opposto. Prova a dirigerti alla parte opposta e mi dici cosa vedi, cosa incontri. Vai, Barbara ti segue e mi racconta cosa succede. Lasciami con Barbara. Tu, Barbara, raccontami tutto. Sì, lo sento forte. Quando mi dà fastidio forte te lo dico. Dimmi quello che vedi. Vedo che cammina. Si è girato all'indietro Per guardare cosa? Dalla per vedere cos'altro c'è, sì, dietro se stesso. direzione terra? Direzione densità? Sì. Cerca di avvicinarsi. Cosa? Questo non vedo ancora nulla, vedo camminare lui di spalle a me lungo questa linea. Mi sta dando molto No, fastidio. allontana, tu stai ferma, lascialo andare via, digli che vada, semplicemente, vada da solo, tu disconnetta, taglia la connessione, hai tagliato. Sì. Lo vedi? Dimmi Lo vedo. cosa sta facendo, senza connetterti. Solo osserva. Lo vedo camminare sempre di spalle a me, e allontanarsi, e mi sembra di vedere qualcosa da lontano che sia tipo una porta che gli si apre davanti. E lui si ferma sulla soglia. Sì. Pare che per entrare in questa porta debba togliere l'armatura, diciamo. E lo fa. La lascia a terra la porta e stende una mano all'interno. E la mano gli si illumina. Sì. Guarda indietro. Ti sta chiedendo se deve entrare. Non glielo devo dire io, lo deve decidere lui, però che lo faccia con prudenza. Mette anche un piede dentro. Mette la testa e si guarda intorno. Intorno è tutto luminoso, molto, tanto che non riesco a distinguere cosa c'è dentro. Lui è dentro completamente. No, sta scrutando.
Come si sente lì all'entrare? Dice sente calore. Solo? Dice che è una bella sensazione. Ci sta entrando completamente. E subito vedo qualcuno che gli si avvicina. Lo vedo parlare con qualcuno. Si è fermato sto qualcuno. Ha le ali. Più di uno. Cosa gli dico? Lo invitano a rimanere. Per cosa? Stare insieme a loro. Loro cosa fanno? Per loro quella è casa loro. Accolgono, sono andati lì per accoglierlo. Sorridono. Mi sembra stia bene. Adesso richiama Rien. Si è girato, devo farlo ritornare. Le persone, le entità però sono rimaste sull'uscio, diciamo, sulla porta e guardano verso noi. Lui è qui, sì, qui accanto a me. Lasciami con Rien. Rien, cosa hai visto? È piacevole. L'ho visto. Solo piacevole. Mi sembra di stare bene di là. Conosci quelle entità che sono arrivate a te? No. Vuoi rimanere nel posto dove stavi prima o continuare il tuo viaggio verso quella direzione? No, no, ci voglio tornare. Allora devi togliere tutti gli impianti, prima di tutto a Fabiana e a tutti coloro a cui li hai installati, completamente, altrimenti una parte di te sarà sempre qui e non potrai godere del tuo viaggio. Ritiro tutto. Bene, fallo e lasciami con Barbara. Tu Barbara, racconta Sì. a Felice tutto quello che fai. Si è avvicinato e stende le mani per togliere gli impianti. Lo fa con cura perché sono piccolini. Ha tirato fuori tipo, credo sia un magnete, una calamita, e lo avvicina al seno e si staccano da soli per attrazione, credo, gli impianti. Stessa cosa più in basso per la parte addominale e stessa cosa per l'utero. Li prende nelle mani e te li sta mostrando. Li distrugge. Li rende polvere nelle sue mani. Distrutti. Sì, Qualcosa nel corpo di Fabiano. E adesso di togliere tutti questi impianti che lui ha messo anche in tutti gli altri corpi. Dimmi in quanti corpi sta estraendo questi impianti. prende questa sorta di calamita con due mani. La mette all'altezza della fronte e chiude gli occhi e abbassa, china il capo
e vedo tantissimi impianti attirati da sé, Da ma tantissimi. quante persone fuoriescono? Otto. Sono? In quale parte del mondo? Vedo una cartina. Vedo Francia, Thailandia, Gran Bretagna. Stati Uniti. Basta. Ok. Adesso gli. Li ha tutti attaccati a questo affare, li raccimola nel ha più versi nelle mani e li distrugge. Ti sorride. Bene, prima di andare via, chiedigli qualche informazione sul lavoro che faceva, da dove veniva, eccetera. Poi può andare via tranquillamente. Per chi lavorava, ovviamente. Allora mi dice che il suo compito è quello della sperimentazione, come ti ha detto, che purtroppo non può non essere invasiva quando si tratta di umani, perché noi riusciamo a sviluppare poco l'energia mentale, quindi riusciamo a comunicare non benissimo con loro e hanno necessità quindi di utilizzare degli impianti per poterci controllare, per poter prendere delle informazioni da noi, che come lui ce ne sono tanti. Però sono dominati da dei loro superiori. Sono tra virgolette comandati a piccoli branchi, quindi ci sono più capi, più fazioni anche. Anche contrapposti in conflitto. Sì, anche contrapposti, con teorie diverse. Per esempio, la loro teoria qual era? Oddio. La loro teoria è proprio quella materiale, cioè di mettere impianti. C'è chi invece non installa impianti o placche, ma cerca di interferire diciamo mentalmente attraverso dei canali aperti con noi umani. C'è chi interagisce nella fase onirica. Ci sono diverse tipologie, mi dice. Sulla Terra si vede poco la loro specie. Che percentuale riveste la loro interferenza sulla Terra? Si vede poco, ma è molto presente. Che percentuale sulla popolazione? 30%. 30. E con quali corpi appare? Quando appare? A volte entrano in corpi umani. Quando non lo sono, con che forma appaiono? Tendono a non apparire, a restare silenti, mi dice, invisibili. Sì, Loro conoscono altre razze con cui competono per le sperimentazioni. tutte le razze che ci sono, mi dice 5 o 6, si dividono poi in delle sottobranche. Non è detto che all'interno di una categoria ci sia un'unica teoria di sperimentazione. Chi sono i suoi capi? Lui ha uno solo che domina un
un piccolo, come dire, raggruppamento di una sessantina di membri, tutti preposti alla stessa operazione. E da dove vengo? O dove stanno? Dove lavorano? Hanno una loro sede, e dei macchinari a disposizione, e da lì loro hanno una gestione autonoma. Sono liberi di fare quello che vogliono, tranne indurre noi alla morte. Hanno pochi divieti e hanno possibilità di agire come meglio credono per poter portare dei risultati, insomma, è quasi tutto lecito. Chi gli dà queste regole? Per esempio di non uccidere. Il loro dominatore. Chi è il loro dominatore? Mi dà un nome. Ti faccio lo spelling. N di Napoli. E York. Washington, ancora Roma. Con quale forma si presenta questo NIUR? È simile a loro, come se si distinguessero per importanza rispetto alla grandezza, quindi è più grande, più definito. Qual è questa galassia di cui parlava? Da dove proviene? Continuo a farmi vedere il 13, 1-3. In qualche maniera loro sono intrinsechi alla religione. La utilizzano Come? come canale di accesso. Prediligono qualche religione in particolare. Buddismo. Come la usano? Le persone si appigliano alla religione e quando sono in difficoltà sono predisposte ad accettare gli aiuti. Loro si insinuano in questi canali. Solo sul buddismo? No, no. Quali altri? Per esempio, La religione cristiana. chi è una cristiana? Chi sono le figure religioni di spicco, secondo loro? Gli angeli, le Chi sono? figure che utilizzano. Chi sono questi angeli? È una figura di intermezzo, la più accessibile, la più accettabile da noi umani, diciamo, la più sostenibile mentalmente, come punto d'incontro tra, diciamo, Dio e noi umani. Utilizzano anche altre strutture come la politica, per esempio. Assolutamente sì. Utilizzano anche meccanismi, di violenza, come Come cosa? Per sedazione di massa. esempio. Le persone che, aspetta un attimo che lo sento di nuovo forte, sento di nuovo una presenza forte. Niente,
Disconnetta. Apri un portale e fai pulizia nella tua stanza. Manda tutti dall'altra parte. Sì. Non ti sento. Richiudilo. Sì. Com'è la tua stanza, appunto? Non vedo nessuno adesso. Controlla la casa di Fabiano. Uguale. Controlla il luogo dove sono io. Vedo due simili a Rien. Cosa stanno facendo? Sono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Seguono Cosa stanno facendo? la sessione. Sono fermi. Che ruolo hanno? Sono, diciamo, bassi? Sei fonte di notizie per loro. Sono alti o bassi in grado? Bassi. A chi riportano informazioni? Al loro dominatore. Quello con cui stavamo stabilendo la connessione per avere quelle informazioni. Sì. Apri un portale e manda lì. Fabiana, c'è qualcosa che volevi sapere? Oltre quello che abbiamo già fatto, visto? No, volevo solo essere sicura di non avere altro. Ha detto in testa, non c'è niente, dietro le orecchie, niente. È un altro Ok. tipo, non è il classico. Spesso si vedono le adduzioni, per così dire, di tipo rettiliano che hanno certe caratteristiche. Questo è un altro tipo di adduzione. Niente, no, l'importante è che si levino tutte le presenze intorno a me, nella mia casa. Ok, facciamo un ultimo controllo su Fabiana, sulla casa e nel suo corpo e dimmi cosa abbiamo. Allora, partiamo dalla casa. Mi sto guardando attorno. Ma non vedo nulla. Guardo Fabiana adesso. Parto dai capelli, dalla testa. Controllo anche le orecchie. Il collo. Finora nulla. Nel seno non c'è più nulla. Braccia. Mani. Tronco. Fianchi. Natiche. Utero. Non c'è nulla. Benissimo, siamo pronti per chiudere la sessione. Vuoi dire qualcosa, Fabiano? Prima di chiudere? No? Beh, adesso, Barbara, preparati per ritornare al tempo presente da dove sto parlando. Disconnetti, taglia la connessione con qualsiasi dimensione, densità, entità, ricordo. Sei sola nella tua stanza e stai ascoltando solo la mia voce. Io adesso conto da 1 a 5 e lentamente tu rientri nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente da dove sto parlando. E mentre ti reincorpori, senti il tuo corpo alleggerirsi. 1. Lo senti alleggerirsi dai piedi, lentamente. Senti i tuoi piedi che si alleggeriscono, cominciano a levitare sul letto. La sensazione è bellissima. 2. Questa sensazione di leggerezza comincia a percorrere le tue gambe verso il bacino e le riempie lentamente ma continuamente.
E adesso le tue gambe sono leggere, stanno levitando insieme ai piedi sul materasso e ti senti bene, serena, tranquilla. Tre, anche la tua schiena si alleggerisce, ogni singolo muscolo della tua schiena si alleggerisce, ogni anello della tua colonna si alleggerisce. E anche il tuo ventre si alleggerisce, il tuo petto. Il tuo busto adesso è leggero e levita insieme alle gambe, fluttua nella stanza, meravigliosamente leggero, sereno, tranquillo. Senti una sensazione di benessere che percorre tutto il tuo corpo, dalla testa fino ai piedi. E ti senti bene, piena di energia, piena della tua energia, della tua luce, del tuo calore. Ti senti bene, leggera. Tranquilla, 4. Anche le braccia e le mani si fanno leggere. Il collo, la nuca, la testa, il volto. Tutto il tuo corpo adesso è leggero e stai volando, leggera, avvolta in una sensazione piacevole di serenità, tranquillità, leggerezza. Senti forte, sicura, riposata. Fresca, leggera. 5. Apri gli occhi. Sono qui. Bene. Come ti senti fisicamente là? È stato un anno? Buono. Stanca? Un po'. È la seconda oggi che fai. Va bene, partiamo. Cosa ne pensi? Fabiana, non ti senti? Ah, sì, dimmi. Cosa ne pensi? Sai, ora devo un po' pensarci. Vabbè, certo. Va bene, nel frattempo ti chiedo se vuoi divulgare questo video su internet. Sì. Bene. Pues niente, se non hai niente da dire in questo momento perché devi metabolizzare. Sì. No, dimmi tu magari un po' come, secondo te, com'è andata, È cosa. andata benissimo perché le interferenze sono state eliminate senza alcuna resistenza. Infatti abbiamo avuto il tempo di fare un po' di investigazione. Quello che è interessante è notare che ci sono razze che lavorano in maniera molto discreta, quindi non si conoscono, proprio perché lavorano come dietro le quinte. Dell'invisibilità, no? Non sono così aggressive da farsi notare. E quindi, in un certo senso, possono essere più pericolose perché non le vediamo, non le conosciamo, e quindi, in un certo senso, sono ancora più sottili, no? Addirittura per arrivare qui sulla Terra devono crearsi dei corpi come densità metallica. Si conosce poco di loro, però anche loro sono a livelli in cui cercano di sperimentare perché gli manca proprio un accesso. Diretto all'informazione, un accesso diretto all'energia. Quindi loro sono soggetti creati che ancora non creano e quindi sperimentano. Niente, informazione in più a quello che già si sa, un'informazione per me di qualità nel senso che non è la solita classica informazione di cui già sappiamo e ci vengono confermati i dati, no? È sempre qualcosa in più. Quindi per me è stata una ottima sessione sia per te, nel senso che tutto è avvenuto senza particolari problemi, e non è stata complicata assolutamente, e sì, a livello informativo è stata di notevole valore. Quindi grazie per la condivisione del video. Grazie a voi, grazie a Barbara. Poi volevo solo chiederti una cosa, ma in privato, magari un Sì, minuto. adesso io finisco, stacco la registrazione e parliamo. Intanto salutiamo i nostri seguitori. Adios. Ciao. Ciao.